ci voleva una vittoria, invece sono, è arrivato solamente un solo incontro che ha davvero impressionato. Ma sono arrivato di tutto perché purtroppo la classifica certo non ci aiuta, però come ho detto prima dall'altra parte vorrei che le squadre giocassero come ha giocato di quello scelto contro di noi, con questa serietà, con questa professionalità. Mi auguro che domenica sia così, anche per le altre. Il gol di Cordova, quel gran tiro, insomma, sulla sua posizione ha smazzato un po' di cattiveria che invece tutto sommato era stata messa in campo nel primo tempo. Poi però ci sono state tante palle gol, io non ho la precisione. Ma io direi che il gol non ci ha smontato, perché i ragazzi hanno continuato a giocare, a far girare bene la palla e tutto il resto, gliel'avevo detto. Non bisogna perdere la testa come abbiamo fatto a Trieste, che abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo cercheranno di risolvere la partita o niente, cavolo e poco. Direi che oggi sono stati bravi, hanno avuto una grande reazione perché abbiamo avuto diverse palle da poter pareggiare. E direi che poi il pareggio ci ha dato coraggio ancora e soprattutto fiducia. E anche ancora ci ha dato il cuore di dare ancora di più ancora, perché in effetti poi gli ultimi 10 metri non ne avevamo più. E anzi direi che forse ancora prima non avevo più, proprio il gol lì c'è la possibilità di lottare ancora. Penso che se meritava per una squadra prima dei 10 minuti lì saremmo stati noi, perché abbiamo creato tante palle gol. Dopo loro le hanno create, però non ne avevamo più, ripeto, noi dovevamo cercare di vincere la partita. Senta, tra le tante palle gol, insomma, quelle lì sul racco, ci sono state tante, non per puntare solamente il dito su uno, però ancora quello slalom a inizio gara, ce lo ricordiamo bene, perché poteva cambiare anche la gara stessa. Sì, è vero, però non c'è solo quella palla lì, perché poi dopo ne abbiamo avute altre, perché sull'1-1 ne abbiamo avute diverse, anche colpo di testa, dentro nell'area, ne ho avute. Sì, certo, se cambiamo la partita di sicuro, perché loro poi erano obbligati a uscire, non saremmo andati in pratica negli spazi con grande velocità, perché eravamo veloci, una squadra molto veloce. Di sicuro sarebbe cambiata la partita, però purtroppo il calcio è questo, anche se diciamo sempre così, però qui si sta succedendo, non c'è così. Infatti se non fosse per questo motivo.